Continuano le puntate di Talentone, siamo lo Smart 24 di Nembro, il talent show non vestito da talent, che cosa significa che sarete voi da casa a votare la nostra esibizione. Andiamo subito a presentare il nostro opinionista, un cantante e doppiatore bergamasco, Olvava 77, abbiamo detto anche l'età. Grazie per aver accettato questo invito, ti chiedo una tua breve presentazione, come mai hai iniziato, diciamo, questa tua attività e come è nato questo successo. Spero che l'età non si riferisse al fatto che ho 77 anni. Eh no, ti ciapet. Niente, ho iniziato per ridere e tuttora rido, perché se non ridessi non lo farei più. Per cui ho iniziato a mettere dei contenuti bergamaschi all'interno di cose che non c'entrava niente col bergamasco, cioè dal film americano alla Pota Pig, alle canzoni, per ricreare un mondo alla fine fatto di parodia e fatto di dialetto anche, ma non solo, perché spesso gioco anche poi a paragonare l'inglese con il bergamasco, cosa che anche lì magari entra nel got, però anche per provocare, perché spesso si fa i fighi che non si sa il bergamasco, perché se no non sei un fighetto e poi alla fine non sai neanche l'inglese e allora no, non va bene. E allora non va bene, andiamo a presentare la concorrente di questa sera, Sabrina, benvenuta, grazie per essere qui con noi. Ti lascio anche a te 30 secondi per spiegarmi come mai hai iniziato a cantare e, diciamo, il tuo sogno nel cassetto come cantante. Ho iniziato a cantare esattamente quando avevo 8-9 anni, perché mi piaceva, e sinceramente all'inizio ho iniziato perché era una cosa che mi sfogava. Adesso, avendo una famiglia e anche è diverso, il canto per me è uno sfogo, è un divertimento, è un momento di pace per me. Ovvio che non sono una cantante, cioè, speciale, però mi piace, mi diverte. Però lo vuoi diventare, diciamo. Ecco, ringraziamo Fotoottica Rottini e Fotoottica Ceroni che presenteranno, diciamo, la tua esibizione. Quindi parola al talento, questa è la frase che vogliamo dire, quindi il palco è tuo. Vai. Sei e viaggiando
Era Sabrina con Uomini Sole dei Pooh. Ecco Vava, ti chiedo non un sì e non un no, perché noi non siamo un programma selettivo, ma vogliamo semplicemente dare dei consigli a Sabrina. Che consigli gli possiamo dare? Allora, Sabrina, il problema che tu pensi di avere è il contrario del problema che hai. Cioè, la voce è veramente molto bella, il timbro, cioè, è veramente bello, c'hai delle belle basse, vai su bella alta, bella piena, mi ricorda un po' la Mannoia, non vorrei bestemmiare. No, il timbro, il resto... Il timbro è una cosa così, dopo la Mannoia c'ha una cosa anche così, che sembra quasi una parolaccia. Però è l'approccio con chi è qui che va cambiato. Cioè, nel senso, se sbagli la parola, sì, ok, non è che bisogna sbagliare le parole. Però il sottolinearlo con l'atteggiamento autolesionistico, tipo, e quello è brutto, perché comunque la gente è qua a ascoltarti e qua a vederti, cioè devi avere tu un approccio più libero, devi liberarti di più. Poi secondo me in realtà la voce è bella, per cui devi lavorare sulla tua, sul credere in quello che fai, hai capito? Ecco Sabrina, ti chiedo il tuo stato d'animo. Diceva, il Vava diceva, quando sbagli vai avanti. A te qual è la cosa che frena di più in un'esibizione come questa davanti a un pubblico? Io sinceramente, oltre che a quello che in questo momento esprimo, non è solo qua su questo palco, ma è anche all'esterno, quindi per me questo è sempre stato un problema che so che devo affrontare. Lo so che non sono a uno spettacolo di, cioè, davanti a 1000 persone, però ma se vuoi invitarci se vuoi invitarci quando canti sotto la doccia, noi veniamo. Però il problema è che se poi tu porti qua qualcosa, è qui che vediamo, hai capito, e che ascoltiamo, per cui quello è il passo che devi fare. Dopo, certo, sotto la doccia è fantastico, però lo so che c'è questo, devi solo fare quel saltino lì. Cioè, non ti sto dicendo te vacca che te fe schefe, no, ti sto dicendo c'hai del materiale, la uregasura, come si dice, capito? Ecco, ma come si fa? Quindi per me, anzi, se non volete sì o no, io dico sì. Il suo prossimo passo, te l'ha promesso. Ecco Vava, torniamo seri, perché voglio chiedere a te invece qual è l'emozione che si prova a cantare davanti a platee come quelli che cavalchi tu, diciamo. Cioè sì, qui stiamo parlando di una realtà locale, però sei abbastanza famoso nella Bergamasca e ti chiedo qual è l'emozione che provi portando in giro la tua lingua, perché così la chiamiamo. Beh, l'emozione è quella di comunque incontrare le persone e poter condividere un momento tramite uno spettacolo, perché alla fine è quello, cioè, nel senso, non è tanto l'occhio che hai addosso, ma quello che tu sostanzialmente puoi dare alle persone che sono lì. Quindi è un po' il contrario, cioè non tanto preoccuparsi di quello che fai tu, che va bene, in una certa misura è importante, però anche preoccuparsi di dare qualcosa, capito? Cioè spostare il focus su un'altra cosa. Sono intelligente, però, cazzo. È un grandissimo personaggio. Invece ogni tanto... Ogni tanto azzecchi. Ogni tanto... Ogni capito? Tanto? Capito Baroni, brava, that's good. Perfetto, ricordiamo come farà il nostro pubblico a votarti. Un mi piace equivarrà a un punto, una condivisione equivarrà a 3 punti. Siamo giunti alla fine. Vava, non so se volevi fare dei ringraziamenti, dei saluti. Ricordiamo che il suo disco è in edicola, se volevi dirlo in un tempo brevissimo. Assolutamente, Vava Christmas in edicola con l'Eco di Bergamo, 6,90 euro. No, 6 euro, sì, è 90. Buona, basta, ho finito. Perfetto, quindi ringraziamo Valserana News, la puntata sarà trasmessa lì, ringraziamo la VPB Production, vogliamo ringraziare anche Musica Ribelle, ringraziamo lo Smart 24, tutti voi che ci avete seguito. Grazie Sabrina, grazie Vava, e diciamo tutti insieme, continuate a seguirci, che in Bergamasco si dice... Grazie. Astiche, di Danighi una banda. Astiche, di Danighi una banda. Grazie, grazie.